In che occasione hai incontrato Giovanni Paolo II? Ho conosciuto il Santo Padre nell'ultimo periodo della sua vita, a gennaio del 2005, in occasione del ricovero presso il Policlinico Gemelli. Ecco, se dovessi riassumere in un cameo chi era Giovanni Paolo II e che cosa ti ha lasciato? Era un uomo e un padre, prima di tutto. Prima del suo aspetto religioso, sono stata colpita dal suo aspetto umano con il quale mi si è avvicinato. Non ha fatto domande, non voleva sapere niente, voleva solo dimostrare il suo amore e attraverso di lui si poteva arrivare all'amore del padre. È un uomo che, conoscendo la luce e la verità, cercava di darla, di renderla disponibile agli altri, a chiunque lo avvicinasse, a chiunque anche il peccatore sapeva di poter avvicinarsi e di non essere giudicato. Questo è stato per me il Santo Padre. E un'eredità che ti ha lasciato, cosa ti è rimasto? Mi è rimasta la voglia di essere coerente con i principi, con i valori, soprattutto i valori universali, prima di quelli religiosi, il valore della solidarietà, dell'amicizia. Il bene che deve essere dimostrato a chi è in un momento di fragilità, il fatto che non dobbiamo scandalizzarci se qualcuno in alcuni momenti della propria vita non riesce a risollevarsi da solo e chiede aiuto.